Sergio, mannaggia te. Allora no, ci hanno chiesto dalla rete di parlare un attimo del quorum zero, giustamente ne parliamo due secondi, la proposta di legge popolare per il quorum zero, cioè per abolire l'abolizione del quorum nei referendum, in maniera che non decida chi è che va al mare ma decida chi va a votare, insomma, e adesso oramai è finita che chi va al mare decide per tutti quanti. Con questo referendum ci sono anche altri punti, la revoca degli eletti, come in California, in Svizzera e in paesi in cui c'è una democrazia diretta utilizzata, reale insomma, poi l'indennità dei parlamentari stabilita dai cittadini al momento del voto, referendum propositivo, anche questo come avviene in California, iniziativa di legge popolare a voto popolare come in Svizzera, che passa in Parlamento dove può essere accettata, rifiutata oppure generare una controproposta ma poi viene votata dai cittadini. Adesso sappiamo che le proposte di legge che finiscono al Parlamento dopo 5 anni qualcuno le ritrova sotto i divani, sotto le cose del Parlamento, cioè vengono imboscate in sostanza. Poi referendum confermativo come in Svizzera. Tutte le leggi create dal Parlamento prima di entrare in vigore possono essere poste a votazione popolare previa raccolta delle firme necessarie. Poi referendum obbligatorio in alcune tipologie di leggi in cui i rappresentanti hanno un conflitto di interessi, per esempio finanziamento dei partiti e leggi elettorali, e sui trattati internazionali e sulle leggi urgenti. Questo si chiama iniziativa Quorum Zero, lo trovate anche sul sito quorumzero.democrazia.it e noi come Rete dei Cittadini partecipiamo a questa iniziativa.